Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. La settimana è quella che va dal 26 giugno al 2 luglio. In quei giorni, lungo l'Adda, diciamo pure di casa, si svolgeranno i mondiali di rafting e il Parco Bartesaghi di Sondrio avrà un ruolo centrale nell'evento. Abbiamo una congiuntura favorevole che il nostro Benedetto del Zoppo dell'Indomita River è presidente nazionale del rafting, per cui noi l'abbiamo supportato come amministrazione nella candidatura di Sondrio per i mondiali di rafting 2023, candidatura che è stata accettata perché appunto il contesto è stato ritenuto molto valido e quindi adesso stiamo lavorando per questo. Il Parco Bartesaghi sarà dunque ad un tempo villaggio per gli atleti e postazione che si affaccia sull'Adda, da dove sarà possibile assistere alle gare dei mondiali. Gli atleti dormiranno e mangeranno lì. Le gare si svolgeranno una parte a Boffetto nel classico tratto delle rapide lì dell'Adda dietro la chiesa e parte delle gare verranno fatte qui a Sondrio, vicino al Parco Bartesaghi, dove siamo attualmente. L'evento porterà in provincia di Sondrio centinaia di atleti, cui vanno aggiunti gli accompagnatori. Siamo già 34 nazioni, gli atleti sono circa 370, ma stanno crescendo, non so se è un bene o un male, perché comincio veramente a tremare all'idea di piazzare tutta questa gente. Al parco, come detto, sorgerà una tendopoli per gli sportivi. Altri lavori riguarderanno invece il cosiddetto campo gara. In sostanza l'intervento consiste nella disposizione di 6 pennelli, si chiamano in gergo tecnico, sono dei massi da scogliera che vengono inseriti sulle sponde dell'alveo a secco, senza opere murarie, e che con un flusso normale di acqua restano a pelo dell'acqua, quindi invisibili dall'esterno. E finalmente l'iter burocratico è finito, veramente conto i minuti, non le ore, perché abbiamo fretta di posizionare tutto, altrimenti rischiamo di arrivare tardi e non possiamo permettercelo. Il cronoprogramma prevede 60 giorni circa di lavori. Come dicevo, non sono lavori impattanti, sono molto semplici, però i mondiali sono a giugno e quindi adesso gli uffici stanno uscendo con le gare e appena appaltato si partirà subito. Passando dalle operazioni da realizzare in vista dei mondiali a quelli che invece saranno gli eventi collegati alla manifestazione iridata, il presidente della Federazione Nazionale Rafting dà alcune anticipazioni che lasciano intendere che l'appuntamento non mancherà certo di far accendere tutte le luci, è il caso di dirlo, su di sé. Sfilata che sarà il martedì sera, diciamo gli accrediti sono il lunedì, durerà tutta la settimana l'evento, quindi lunedì arriveranno gli atleti, forse anche prima probabilmente. Martedì ci sarà l'inaugurazione a Sondrio con la sfilata che riteniamo sia bella dalla Garberia e attraversare tutto il centro con conclusione in Piazza Garibaldi. Quindi poi abbiamo chiesto di avere l'acqua nel Malero per ripetere un po' quello che abbiamo fatto nel 2014, che è stato un successo, quindi Malero illuminato, discesa dei gommoni e qualche altro spettacolo che adesso stiamo pensando.